Ok ragazzi, nuovo video. Oggi cercheremo di vedere quanto tempo ci vuole per avere risultati nel bodybuilding. Che ho detto tutto e non ho detto niente. Comunque cerchiamo di entrare in vivo della questione. Allora, qual è il punto? Due problematiche di base. La prima problematica è che nel bodybuilding non c'è un parametro preciso che identifica il miglioramento. Nel senso che tendenzialmente il miglioramento è di natura estetica, ma alcuni giorni ci vediamo peggio, altri meglio. Il miglioramento poi è lento, quindi non ci accorgiamo di botto, cioè ci svegliamo la mattina e ci vediamo un'altra persona, quindi molto spesso non ci accorgiamo di quello che è il nostro effettivo miglioramento. E soprattutto non abbiamo un numero magico, cioè pensate di andare a avere su uno schermetto grande un 50, 51, 52, man mano che vi allenate, che migliorate, quel numero sale e voi vi state rendendo conto che state migliorando. Ecco, nel bodybuilding questo non succede, quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che i risultati arrivano nel lungo periodo e questa anche è spinosa, perché se stiamo iniziando un protocollo di allenamento, miglioriamo e tutto il resto, chi può dirci che effettivamente la strada che abbiamo percorso è giusta? Ce ne accorgiamo magari dopo un anno, dopo due anni che stiamo lavorando bene. Insomma, non c'è, come ho detto, un miglioramento piuttosto repentino. Quindi, anche da questo punto di vista, è difficile accorgersi non solo se stiamo migliorando, ma anche quanto tempo ci vorrà effettivamente per avere un dato risultato con una data metodologia, un dato protocollo e via discorrendo. Quindi, iniziamo subito a dare delle stime, dei numeri. Allora, diciamo che un neofita, un soggetto che ha iniziato ad allenarsi adesso, verosimilmente può arrivare a prendere dai 3 ai 5 kg di massa magra, quindi massa magra pulita, quindi non chili di peso corporeo, ma massa magra, nel giro di un anno. Quindi se alla fine dell'anno ci ritroviamo a parità di BF ad avere 3, 4, 5 kg in più, abbiamo sicuramente fatto un ottimo lavoro. Quando iniziamo ad avere qualche anno di anzianità alle spalle, ovviamente questi progressi rallentano pian piano, quindi un intermedio possiamo stimare che può arrivare a guadagnare 1, massimo 2 kg di massa magra alla fine dell'anno. Quindi di nuovo si parla di massa magra, se vediamo che a parità di BF abbiamo un chilo in più o 2 kg in più, anche in questo caso abbiamo fatto un ottimo lavoro. E infine, dopo anni e anni di allenamento, un atleta avanzato può sperare di guadagnare qualche etto in più all'interno di un anno, addirittura dopo due anni di off season. Ecco, in questo caso si tratta di avere dei miglioramenti più che altro da un punto di vista di qualità, di recupero delle proporzioni muscolari, quindi generalmente di quelli che sono i dettagli. Ora ovviamente due premesse. La prima premessa è che quando parlo di neofita, intermedio, avanzato, sto facendo delle classificazioni generali. Facciamo l'esempio di un atleta che magari si allena da tanti anni, però improvvisamente cambia preparatore e di colpo nel giro di un anno riesce a prendere 3 kg di massa magra. Queste sono assolutamente delle cose plausibili, perché magari non aveva ottimizzato il suo piano di lavoro inizialmente e quindi di botto, avendolo ottimizzato, avendo dato uno shock fortissimo al proprio corpo, ha incentivato tutti i processi di crescita, ha sfruttato appieno il suo potenziale ed ecco che il guadagno da un punto di vista ipertrofico è aumentato esponenzialmente. La seconda premessa è che c'è anche un forte fattore di genetica. Ci sono soggetti che geneticamente riescono a guadagnare molto di più in quest'arco di tempo e riescono ad arrivare a livelli veramente paurosi alla fine della loro carriera, mentre soggetti che magari ci mettono più tempo, magari arrivano sempre ad ottimi risultati, però di nuovo impiegano molto molto più tempo per crescere. Ora pensate che ci sono ragazzi che magari sono alti 1,60 m e ragazzi che sono alti e arrivano anche sopra i 2 metri. Non possiamo pensare che la genetica non abbia un impatto forte su quello che è il nostro miglioramento dal punto di vista muscolare ed ipertrofico. Però detto questo, possiamo fare affidamento ai range che vi ho dato, che sono piuttosto verosimili ed indicativi. Ora detto questo, capite bene che il bodybuilding non è uno sprint, ma è piuttosto una maratona, ossia dovete pensare e ragionare sempre sul lungo periodo e aspettarvi risultati non di botto, ma tanti piccoli step che vengono fatti, tanti piccoli passi e che alla fine vi porteranno a quello che è il vostro risultato. Perché vi ci porteranno? Non dovete pensare che se avete una genetica negativa allora non andrete da nessuna parte, ma veramente passo dopo passo raggiungerete degli ottimi risultati. Ora però cerchiamo di affrontare un altro argomento collaterale, ossia come capisco allora che sto andando bene? Nel senso, ok Ludo, mi stai dicendo che magari tra un anno avrò 3 kg in più, però come faccio effettivamente nel breve a capire che mi sto allenando nel modo giusto per raggiungere quel risultato e che non sia come quell'atleta che dopo 40 anni di allenamento va da un preparatore e finalmente riesce a massimizzare quelli che sono i risultati? Ok, bello, però ha perso comunque 40 anni di allenamento. Quindi cerchiamo di capire quali sono degli indici affidabili di cui possiamo tener conto. Allora, generalmente mi sento di darvene due. Il primo è quello del miglioramento
miglioramento della performance. Abbiamo già detto più volte, il bodybuilding è nient'altro che un adattamento del nostro corpo a stimoli esterni, e questo adattamento deve far fronte a una determinata performance, ossia io richiedo al mio corpo una performance in allenamento via via superiore, la richiedo sfruttando quelli che sono i tre meccanismi di adattamento ipertrofico, però il corpo, dovendo necessariamente adattarsi a questa maggiore richiesta, che cosa fa? Si adatta aumentando le dimensioni del muscolo, in modo che il muscolo possa far fronte a più carico, a un maggior volume di allenamento, a tempi di recupero più brevi e a un maggiore effort, quindi una maggiore intensità percepita. Quindi logicamente nel momento in cui io vedo che sto migliorando su quelle che sono le quattro variabili, ne ho parlato sul video riguardante la programmazione dell'allenamento, ecco, nel momento in cui io vedo questo miglioramento, allora posso stare abbastanza tranquillo che sto andando nella direzione giusta, proprio perché il mio corpo si adatterà creando maggior tessuto muscolare. Il secondo punto, molto più spinoso e delicato, ma a mio avviso molto molto più importante, riguarda i feeling, riguarda l'allenamento, le sensazioni che abbiamo. Mi spiego meglio. Nel corso degli anni, quello che affronterete sicuramente è una maggiore intimità col vostro piano di allenamento. Se devo allenare il dorso, pian piano lo sentirò sempre meglio, pian piano prenderò sempre più confidenza con gli esercizi, con gli schemi motori, con anche l'anatomia del mio back, quindi inizierò a distinguere quello che è il gran dorsale dai romboidi, dai trapezi, insomma. Ci saranno tante componenti che soltanto il tempo e soltanto la pratica spasmodica e morbosa vi potranno portare. Pensateci bene, non potete pensare di andare in campo, iniziare a giocare a tennis e fare subito una battuta perfetta a 200 km all'ora. No, serve tempo. Dovete imparare bene gli schemi motori. A un certo punto arriverete in campo in cui non dovrete forzarvi troppo per trovare lo schema e fare la battuta corretta, ma vi verrà naturale, spontanea. Ecco, quelle sono delle sensazioni che dobbiamo ricercare anche in allenamento. Andare in palestra e poter fare una panca e sentire che ok, funziona bene, la sento sciolta, mi sento padrone dell'esercizio, sentire che riusciamo a capire quando ci stiamo spremendo troppo, quando ci stiamo spremendo troppo poco, e anche riuscire a spremerci un po' di più, a dare un po' di più in allenamento, arrivare ad avere anche un po' più di intuito durante la mia sessione. Se devo fare delle distensioni e non le sento bene per qualsiasi ragione, allora passo a fare una chest press e in quel caso riesco a sentirlo. Ecco, tutti questi indici vengono costruiti gradualmente con l'esperienza e a mio avviso sono un importante indicatore di quanto stiamo migliorando, perché sicuramente ottimizzando tutti questi dettagli che si danno per scontato, perché io ve ne sto parlando ma non riesco veramente a trasmettervi il senso e sicuramente sono impossibili da scrivere su carta, però ottimizzando tutti questi dettagli il nostro allenamento avrà un impatto molto molto più forte e sarà dannatamente più efficace. Quindi niente ragazzi, questo è tutto. In conclusione vi posso dare soltanto un consiglio, e va in un certo modo contro i miei interessi perché sto sempre a darvi delle chicche in allenamento sugli angoli di lavoro, gli esercizi e via discorrendo. Ecco, spesso non è quell'angolo particolare che sfruttiamo, non è quell'esercizio un po' più esotico, non è quel ROM parziale che utilizziamo con un cavo più un elastico, insomma spesso è soltanto una questione di tempo. Quindi con questo vi saluto, vi rimando al prossimo video, scrivetemi qua sotto nei commenti la vostra esperienza riguardo alle tempistiche di miglioramento e veramente facciamo un grosso in bocca al lupo a chiunque si addentri in questo sport, in questo settore che è bellissimo, e io mi auguro che veramente possiate godervi il percorso, perché veramente si tratta soltanto di quello, di godervi il percorso. A un certo punto vi svegliate la mattina e dite: però alla fine, porca vacca, mi vedo bene, sono migliorato. Succede di botto, è normale. Quindi con questo vi rimando poi alle nostre piattaforme Instagram, Facebook e soprattutto qua YouTube. Mettete la notifica e mettete l'iscrizione al canale, e con questo vi rimando al prossimo video.